Dal teatro alla biblioteca, così si è sviluppato il ricordo di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla Camorra nel 1985 a soli 26 anni, promosso dall'associazione 100% in Movimento. Stamattina, davanti a una platea di giovani piacentini che hanno affollato il Teatro Trieste 34, Alessandro Gallo ha presentato uno spettacolo intitolato Di carne e dedicato alla vicenda del giornalista, a cui è stato intitolato nel pomeriggio lo scaffale della legalità della Biblioteca dell'Infrangibile. 100% in Movimento nel 2014 ha inaugurato una sezione anche in questa biblioteca dedicata proprio alla legalità e alla lotta alle mafie, quindi è un progetto che va in molte biblioteche di Piacenza e provincia e abbiamo iniziato proprio parlando di Giancarlo Siani perché per noi è un simbolo, insomma, lo teniamo in tutte le nostre iniziative perché comunque è stato un giornalista che ha avuto il coraggio in tempi dove, nei quali non si parlava di mafia di far conoscere la verità ai suoi concittadini e far conoscere la verità è l'unico modo perché i cittadini abbiano gli strumenti poi per scegliere da che parte stare. E Caracò, che è il nostro partner dal 2011 di queste iniziative, parte proprio da lì, dal fatto che esiste una giusta parte, questa giusta parte va scelta, è una scelta di responsabilità e di libertà. Però per fare questa scelta è necessario avere le informazioni.